Sempre bene la filosofia che mi avete sempre insegnato voi. Ah sì, la vita è sempre bella, con tutti i problemi. Guarda che se non ci fossero i problemi che noi al 90% risolviamo, non sarebbe bella la vita, perché sarebbe una monotonia. Mentre noi ci alziamo con tutti i problemi, cerchiamo di risolverli e ci sentiamo felici e stanno insieme. Quindi basta poco, quel poco ci rende anche soddisfatti. Ma basta pochissimo. D'altra parte, guarda Enzo, mo ci pigliamo l'aperitivo e spendiamo qualcosa in più. Io prendo 2 caffè al giorno e sono felicissimo. Gente che va in locali di 5 stelle o 10 stelle, quella è la vita, per loro la vita non è bella. Non sono tranquillo soprattutto. Ripeto sempre che basta un sorriso per rendere felice una persona. Tu immagina che tu sei seduto da una parte, oppure passa un tuo amico e non ti saluta. E tu automaticamente, senza pensarlo, ti riattristi un poco. Mentre io vado con la mia filosofia, saluto sempre, tanto non costa niente. Quest'estate a Diamante la vedo un po' un'estate spenta. Un'estate per alcuni, che dovrebbe essere diversamente, l'estate è spenta. Noi l'abbiamo illuminata con Telediamante, grazie anche a te, con delle trasmissioni ad altissimi livelli. E la cosa più bella, sai qual è stata? Che mi sento telefonare dal sindaco di Lago Negro e mi dice: lei è il professore Pagano? Sì, di Telediamante, sì. Ci deve un orario della sua presenza qui a Lago Negro, perché le dobbiamo dare un premio alla cultura. Io ho detto: guarda che io verrò a Lago Negro. Comunque io sono contrario ai premi, però il premio alla cultura, amando io la cultura, è qualcosa di straordinario. Tenete presente che noi amiamo la cultura, Diamante ama la cultura, prego. Lago Negro è la città della cultura. E quello che, quando sono arrivato, mi ha contraddistinto è l'accoglienza di tutta la cittadinanza. Mi è stato detto che questo premio lo diamo al grande professore Pagano, no, forse sono grande d'età, ma io nel mio profilo ho scritto che io amo la sincerità, l'umiltà e la libertà, quindi non sono grande, forse d'età, ma sono umile. Effettivamente il professore Pagano è conosciuto oltre i confini regionali. Ovunque diciamo possa mettere piede viene subito riconosciuto, ma soprattutto per questi valori che ha insegnato e ha divulgato ovunque. Ma Enzo, ti devo raccontare una cosa. L'altro giorno a un Lido mi hanno invitato per fare una ripresa di una presentazione di un libro. Mi ha presentato l'amico: pure a questo vai a riprendere. Guarda, a parte che noi ripigliamo tutti, e poi la presentazione di un libro non di persone illustri per alcuni, noi le andiamo a fare perché noi siamo per i nostri talenti. E poi io riprendo tutti, non è che distingo il ricco dal povero,
o il colto da non, non colto. Noi siamo l'emittente di tutti e per tutti, quindi è un obbligo riprendere tutti. Questo è un altro grande valore di Telediamante, una piccola emittente comunitaria dove ha dato sempre questo obiettivo, la TV di tutti e per tutti, quindi dando voce anche a chi non ce l'ha. La cosa più bella, Enzo, sai qual è? Che noi da piccoli adesso, con internet, ci abbiamo guadagnato moltissimo, grazie al vostro lavoro, grazie al lavoro di Alfredo, delle ragazze, di tutti coloro i quali collaborano. Io la sera mi diletto a vedermi le trasmissioni di Telediamante su un 65 pollici in HD ed è qualcosa di straordinario. Vi dico una cosa, voi e Alfredo siete eccezionali nei montaggi, a parte le riprese. Alfredo ieri mi faceva notare: papà, tu ogni tanto muovi la telecamera, guarda che io per quanto riguarda gli spettacoli non è che muovo la telecamera, era la telecamera che si muoveva perché era fissata con sotto una pietra e quindi molte volte non abbiamo la possibilità di fare riprese in tutta comodità perché siamo sempre messi in condizioni un po' comunque, disagiate, però nonostante comunque, ciò riusciamo comunque, a fare... posso dire, siete due persone stupende, avete innata proprio la bravura e la tecnica di riprese televisive. Ma questo lo dobbiamo grazie sempre a voi, a Telediamante. Alcuni ci dicono: ma come fate a sopravvivere da 40 anni? Noi non facciamo pubblicità, niente. Allora, e questo è un altro pregio di Telediamante. Che poi Telediamante non è che è mia, è nostra, è della nostra comunità. È quella che tutti i professionisti collaborano in modo volontario, pur essendo loro che danno una mano volontariamente, si debbono attenere rigorosamente ad alcuni principi e ad alcune regole. Ma dice qualcuno, dice: ma questo viene gratis, poi sì, si deve attenere alle regole, alla correttezza, al rispetto, all'educazione e, perché no, alla libertà di idee. Professore, non trattiamo argomenti politici ma soprattutto sociale. Che cosa consigliereste ai cittadini di Amante per vivere meglio in questa cittadina super affollata nel periodo estivo? Beh, per prima cosa, noi generalmente siamo ospitali. Per prima cosa, i negozi d'inverno non debbono chiudere, perché se io vengo da fuori e trovo qualcosa, un locale chiuso, la seconda volta non ci vengo. E questo è un fatto importante che suggerisco anche ai nostri amministratori, i quali, non per punire ma consigliare, di stare aperti. E questo non è che noi dobbiamo stare aperti solo d'estate, eh? La comunità di Diamante, anche perché Diamante è per vocazione un paese turistico, anche nelle altre stagioni dobbiamo fare in modo che il nostro paese sia sempre la pelle del tigre. Tu lo sai, ho fatto l'assessorio, no? Qualcuno dice: ma noi in agosto non facciamo manifestazione perché c'è tanta gente, quindi tu con la tua famiglia vieni a villeggiare in agosto a Diamante, dato che c'è tanta gente non devi vedere niente, solo passeggiare. E allora noi abbiamo creato la Costa Diamantese. A parte la festa patronale, con manifestazione e altro, proprio perché, dato che c'è più gente, dobbiamo offrire cose migliori per fare vedere a tanta gente quelle che siamo e quelle che facciamo. Ritornando al tema che d'estate bisogna fare poco, allora in autunno, in primavera, perché questo paese non riesce perché a organizzare? Non c'è, perché non c'è gente. Perché non c'è gente? Ma capito, ecco, vai, perché è la questa qua. Eh sì, ma giustamente. Giustamente c'è sempre un motivo a tutto. Però ecco, non si socializza. Perché non socializza? Perché non si aggrega più. Io nelle mie discussioni che faccio
e quando dialogo con gli amici parlo sempre della Movida. Ecco, generalmente si pensa di punire la Movida con chiusura di locali o altro. Io dico sempre che tutti siamo stati giovani, non dobbiamo dimenticarlo, e i giovani sono il presente e il futuro, quindi chiuderli non esiste, perché se li chiudiamo a Santa Maria o a Belvedere, i giovani da Santa Maria o da Belvedere o da Diamante se ne vanno altrove dove è tutto aperto. Io dico di più. Vanno a trovare sempre il loro punto di incontro. Sì, dico di più. Diciamo alla Movida che deve esistere, non correggere con punizioni, ma educare la Movida, educare i giovani a saper stare insieme, a saper socializzare, a sapersi divertire. Questo è il mio modo di fare. Può darsi che sbaglio, ma questa è la mia idea. Giusto o sbagliato, però che cosa si fa? Si invita il giovane ad andare a trovare un altro punto, andare altrove, perché il giovane non si ferma mai. Questo è il principio. Ma non solo, sono costretti a prendere la macchina, sono costretti a peggiorare le cose. Invece trovare un punto d'incontro dove far capire che la movida ci deve essere. Un incontro tra gestori di locali e giovani. Con moderazione. Questo è un fatto importante. Io la penso in questo modo, può darsi che sbaglio, ma ai posteri. L'ardua sentenza, l'isola pedonale, sono andato a riprendere io l'incontro con i commercianti, avevano deciso, già mettendo gli avvisi, la segnalettica, che l'isola pedonale da giugno doveva essere alle 18, poi io dico vabbè, poi vediamoci, no, adesso intervengo io intervengo sempre per il bene della comunità, non per contrastare o altro. Ho detto che nel mese di giugno chiudere il paese alle 18 è assurdo, perché dato che io apro e chiudo il paese, alle 18 non c'è nessuno. Tenendo presente poi che chiudendo alle 18 noi limitiamo l'accesso nel paese, perché noi una strada abbiamo, non è che abbiamo parallele. Allora, disponibilità massima dell'amministrazione è stata riportata alle 20 e poi alle 19, quindi anche questo fa piacere quanti consigli vengono accettati, no, ma valutati ci mancherebbe, soprattutto. Ma noi poi la cosa più bella nostra è che noi curiamo la bellezza. Alcuni mi mandavano delle fotografie col mare sporco, io mi affacciavo dal lungomare, facevo la fotografia e gli mandavo l'acqua limpida. Ma vediamo chi ha ragione o torto. Ma a parte questo, la nostra impostazione, tu lo sai, è di curare le cose belle della comunità. Se le cose brutte ci sono, le facciamo nostre e cerchiamo di risolverle con le istituzioni, perché pubblicizzare qualcosa di negativo del paese non fa altro che danneggiare la comunità. Io sono d'accordo su questo punto, perché proprio più di 20 anni fa dicevo, soprattutto nella comunità di Cirella, che quando il mare era sporco, poi in alcuni punti, in altri era pulito, ma in alcuni punti dove era sporco non bisognava fare pubblicità nel mese d'agosto scrivendo sui giornali a carattere cubitale, ma poterne parlare no, poi ma a poi settembre, no? Ti posso dire, per risolvere il problema. Ti posso dire una cosa, io ho intervistato Pino Pascale, il nostro vice sindaco. Ho detto a Pino: com'è la situazione del nostro impianto di depurazione? Lui ha affermato, quindi dire apertamente, che è funzionante. Allora, se qualcosa arriva da altrove, poi. È la Calabria che è messa male per quanto riguarda l'impianto di depurazione. Non è un problema, diciamo, nettamente, prettamente della cittadina di Diamante. Però questo problema che viene già
da decenni, sì, è la Calabria, è la regione che, è che a settembre non si discute mai per trovare un punto d'accordo se ne parla, con la regione trovare una soluzione. Se ne parla ad agosto. Se ne parla ad agosto, che io ritengo sia sbagliato. Cioè, scrivere sui giornali ad agosto per me è sbagliato. Beh. Parliamo nel settembre e vediamo come risolvere. Bravo, bravo. Saluto anche Enzo Monaco per quanto riguarda i 30 anni del Festival del Peperoncino. Ero a Cirella e c'era l'assessore regionale Gallo. Abbiamo fatto dell'intervista e l'assessore, guardi, io c'è stato Orso Marzo, l'onorevole Orso Marzo al comune, lei è qui, mi rifiuto di intervistare sia lei, mi sono rifiutato di intervistare Orso Marzo, mi rifiuto di intervistare lei perché hanno avuto il coraggio di escludere il Peperoncino Festival dai contributi, dando i contributi poi a attività sportive con motivi culturali oppure turistiche, e avete dato 100.000 euro, quindi è detto tutto, questo sono io. Grazie Enzo perché hai dato tantissimo. Noi abbiamo tutta la documentazione di quello che tu e, e i tuoi collaboratori avete dato, non a Diamante ma alla Calabria e all'Italia, diciamo, perché ormai il festival è conosciuto ovunque, 30 anni come se fossero tre giorni. Allora, professore, delle Diamante la dobbiamo sempre ringraziare in tutto e per tutto. Ma lo sai che la ringrazio pure io? Vogliamo fare i saluti ai cittadini di Amanda, ai vacanzieri, ai turisti e soprattutto ai napoletani, che sono quelli che affollano, sì, la nostra cittadina, che amano il cittadino come l'amiamo noi. Bravo. Io saluto prima i turisti, soprattutto i napoletani, poi, i quali sono coloro i quali riempiono la nostra località. Tenendo presente che poi una delle fortune del turismo adamantino è questo, che nei tempi auri le famiglie napoletane altelocate quasi hanno costruito delle ville qui e quindi automaticamente ritornano e ci onorano con la loro presenza. Noi li ringraziamo di essere sempre con noi e di amare Diamante. Ringrazio tutti coloro i quali scelgono il Diamante, ringrazio anche i cittadini, i quali si fanno a quattro per cercare di offrire ai nostri turisti qualcosa di nuovo, e il Diamante, te lo posso dire io, con tutti i difetti, è il centro turistico più popolato e migliore della Calabria. Ma io brindo soprattutto, e io brindo per te adesso. Prendiamo per noi e per tutti quelli che ci seguono. E beh, senz'altro, prima per noi, cioè, quelle che ci seguono, venite a bere con noi e ve lo possiamo anche offrire. Grazie e buona estate. Anzi, buona continuazione d'estate. Ecco, io per esempio cannuccia non ne prendo, vedi? Senza cannuccia il mio cocktail. We'll be right back.